Ciao ragazzi! Sto sfidando il caldo allucinante che c'è dentro la mia stanza, ma visto che ve l'avevo promessa, ecco voi una nuova video recensione, ovvero la recensione del romanzo Grey, scritto da Francesco Falcone e pubblicato da Mondadori. When the spring summer isn't gone, and to think I like. Come vi ho già accennato nei miei precedenti video, questo libro è una reinterpretazione originale e molto personale che l'autore Francesco Falconi ha fatto ispirandosi all'opera di Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. Inizio subito col dire che non si può attribuire a Gray un genere ben preciso, perché appartiene a diversi generi che si amalgamano molto bene tra di loro. Infatti, essendo una storia originale, non lo si può definire semplicemente un romanzo fantasy oppure una storia d'amore, ma è appunto un mix di generi diversi che danno vita appunto a una storia molto particolare, molto intensa. Se proprio dobbiamo definire un genere preciso a cui appartenga questo libro, possiamo dire che è una storia fantastica, una storia romantica e una storia che ha al centro la complessità dei suoi personaggi. Il cuore pulsante della storia, infatti, sono proprio i due protagonisti, ovvero Dorian, con le sue crudeltà, le sue contraddizioni, i suoi dubbi, e dall'altra parte la coprotagonista, Laila, con le sue fragilità, la sua sensibilità e la sua voglia di amare. La storia è ambientata 100 anni dopo la famosa maledizione di fronte al quadro che ha reso Dorian giovane in eterno e immortale. Dopo aver trascorso però un intero secolo di perdizione, Gray inizia a essere stanco di questa sua condanna all'eternità. Dorian infatti si sente insoddisfatto della sua vita e prova una grande invidia nei confronti dei suoi amanti perché riescono a provare un sentimento che a lui è precluso, ovvero l'amore. Per questo motivo Dorian si vendica sui suoi amanti divertendosi ad abbandonarli al culmine della passione. Ma anche queste crudeltà naturalmente non riescono a rendere Dorian felice e il ragazzo si sente sempre più condannato a una vita di solitudine e di insensatezza dall'anima nera che lo ha appunto condannato e da cui si sente sempre più avvinto, sempre più prigioniero. Dall'altra parte abbiamo il personaggio invece di Laila. Lala è una ragazza, anche lei molto tormentata, anche se per diversi motivi. Lala infatti ha un problema psicologico, ovvero soffre di dismorfofobia, che è la paura di guardare la propria immagine riflessa, la paura del proprio corpo e insomma la percezione che il proprio corpo sia disarmonico e mostruoso. Inoltre questa ragazza vive anche una situazione familiare molto difficile perché il padre ha abbandonato appunto la madre di Laila e i suoi figli quando erano ancora piccoli e Laila non ha neanche un buon rapporto con la madre. L'unica persona che sembra davvero tenere a lei, non solo all'interno della famiglia ma in generale, sembra essere il fratello di Laila, Giacomo. Ma anche il rapporto con Giacomo in realtà ha delle zone oscure. Infatti questo ragazzo prova un attaccamento quasi morboso nei confronti di Laila. La sua sembra essere un'ossessione crescente e sembra proprio un affetto che va oltre il normale affetto che può esserci tra fratello e sorella. Laila abita a Roma e Dorian si ritrova proprio a Roma perché si occupa di aprire una serie di discoteche chiamate Eternity in varie città del mondo. E appunto la nuova apertura a Roma porterà Dorian a conoscere Laila, a incontrarla durante la serata di apertura della discoteca.
Dorian decide di fare di Lila la sua nuova vittima, ovvero di sedurla e poi abbandonarla nel momento in cui la ragazza sarà completamente persa di lui. Ma si accorgerà molto presto che il sentimento che prova nei confronti di questa ragazza è molto diverso da quello che ha provato nei confronti dei suoi amanti nell'ultimo secolo. E quindi si aprirà uno spiraglio di speranza per la salvezza di Dorian, ovvero la speranza che l'amore puro verso Lila possa in qualche modo spezzare la sua maledizione e la sua condanna all'eternità. Naturalmente, però, non sarà così facile liberarsi dalle catene dell'anima nera, perché quest'ultima, questa presenza demoniaca che sia Dorian sia Lila vedono come un'ombra silenziosa che li segue dappertutto, cercherà naturalmente di mettere loro i bastoni tra le ruote e renderà la vita molto difficile a questi due personaggi. Passiamo ai voti. Per quanto riguarda l'idea, ho deciso di assegnare 8. Mi è piaciuto, al di là del fatto che il tema, ovvero l'ispirarsi all'opera di Oscar Wilde, possa piacere oppure no, ho apprezzato molto il fatto che Falconi si lasci sempre trasportare dal suo estro, piuttosto che seguire magari la corrente editoriale del momento. Anche infatti per quanto riguarda i suoi romanzi precedenti, ovvero la duologia di Muses, l'autore dà sempre prova di proporre delle idee originali, comunque cercare qualcosa che non si trovi già sul mercato, e questa secondo me è una cosa molto positiva perché io detesto, come ben saprete ormai, andare in libreria a vedere pareti e pareti dedicate a un unico genere, in questo caso penso al distopico perché ci stanno bombardando con questo genere, e quindi quando trovo finalmente un'idea diversa, io sinceramente mi sento felice. Inoltre apprezzo moltissimo anche la caratteristica di questo autore di non ingabbiare la storia in un genere ben definito, ma di mescolare in qualche modo generi diversi e di mettere sempre al centro di tutto comunque non tanto la trama, ma per lo più la complessità psicologica dei suoi personaggi, perché alla fine di tutto, appunto al centro di questa storia ci sono i personaggi, ci sono i sentimenti dei personaggi. E non mi riferisco soltanto a sentimenti d'amore, ma sentimenti a tutto tondo, cioè l'invidia, la crudeltà, i dubbi, cioè proprio tutta la gamma dei sentimenti umani viene in qualche modo presa in considerazione quando si parla dei personaggi di quest'autore. Per quanto riguarda l'intreccio, ho assegnato 7,5. L'intreccio mi è piaciuto perché la storia è raccontata dal punto di vista alternato di Dorian e Lila per lo più. E la narrazione è molto scorrevole e molto interessante. Mi è piaciuta soprattutto la prima parte della storia in cui non si capisce ancora bene di cosa tratta il romanzo, cioè dove va a parare, insomma, la prima parte l'ho trovata veramente molto, molto intrigante. La seconda parte l'ho trovata un po' più lineare e secondo me l'autore avrebbe anche potuto osare di più, cioè creare una trama ancora più complessa. Comunque sia, la trama funziona e il bello il finale ha effetto. Peccato che l'autore abbia deciso di non creare un seguito questa volta, ma di creare soltanto un romanzo autoconclusivo. Passiamo allo stile. In questo caso ho dato 8. Falconi, infatti, ha uno stile assolutamente personale e riconoscibile, molto curato. Possiamo dire che è uno scrittore che ama l'estetica anche a livello narrativo, perché ogni singola parola sembra proprio scelta con estrema cura, con estrema attenzione. E dato che stiamo parlando di una reinterpretazione di Oscar Wilde, insomma, il suo stile è assolutamente perfetto per questo tipo di narrazione. Quindi, al di là che possa piacervi oppure non piacervi l'idea di una reinterpretazione di Dorian Gray, questo romanzo, secondo me, rimane comunque un romanzo ben fatto, ben curato e io personalmente considero Francesco Falconi una sorta di garanzia, perché quando vado in libreria e vedo un suo romanzo so che troverò la stessa qualità in tutte le sue opere.
E questo, secondo me, è quello che dovrebbe fare, è quello che dovrebbe suscitare nel lettore ogni autore che si rispetti. Bene, ragazzi, anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio tantissimo per aver seguito il mio video. Vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e a condividere il video e lasciarmi dei commenti. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!